Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con la scuola, il ministro Bianchi, il 93,4% delle classi sono in presenza, le classi totalmente in DAD sono il 6,6%, l'occupazione della terapia intensiva intanto cala in 6 regioni, è stabile in 12, aumenta solo in Abruzzo, Alto Adige e Piemonte. Fiaso riferisce che a dicembre si è registrato un più 46% dei ricoverati tra i non vaccinati, lo ha segnalato l'ultimo rapporto della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere relativo agli ospedali Sentinella, in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano. L'aumento dei vaccinati, considerando i ricoveri dal 7 al 28 dicembre, è aumentato invece del 19% in terapia intensiva. Il 71% dei pazienti Novax, crescono ancora i pazienti pediatrici. La cronaca: spara e ferisce un vigile del fuoco, poi si barrica in casa. È accaduto a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca. L'uomo si è rifiutato di aprire ai vigili che dovevano notificargli un TSO. I vigili del fuoco sono stati chiamati per aprire la porta. Il pompiere non sarebbe grave, il colpo è stato attutito dalla porta. L'omicidio di Attanasio, 2 arrestati, ma l'esecutore materiale in fuga, il padre dell'ambasciatore ucciso, gli arresti non contano nulla, non è la prima volta che dal Congo arrivano notizie farsa. L'eruzione a Tonga, la NASA, è stata 500 volte più potente dell'atomica su Hiroshima, ha compromessi cavi sottomarini, contatti con il mondo solo tramite telefono satellitare, almeno un mese per il ripristino, dichiarato lo stato d'emergenza, 100.000 persone coinvolte, ora con l'arrivo dei soccorsi si temono focolai di Covid. E chiudiamo con il calcio, Coppa Italia. Questa sera si chiudono gli ottavi di finale con Inter e Roma in campo. Alle 21 i nerazzurri ospitano l'Empoli, i giallorossi sfidano il Lecce. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.